Ok, giovani amici di Facebook, oggi facciamo un unboxing un po' particolare, facciamo un retro unboxing, un incauto unboxing retro, chiamiamolo un po' come ci pare. Chiaramente sarà un finto unboxing perché non è che questa scatola è nuova, ovviamente si tratta del Sega Master System, però approfitto di fare l'unboxing di questa vecchia scatola per raccontarvi un po' del suo contenuto, della storia della console che è qui dentro. Il Master System è sicuramente una delle console più famose, è stata presentata per la prima volta nel 1985 in Giappone, uscì, non si chiamava Master System ed era anche molto diversa da questa, almeno esteticamente era bianca, azzurra, era molto bella tra l'altro, si chiamava Sega Mark III. Nell'85, poi nell'86 in realtà uscì come Master System nella versione che vedete qui. Questa è una delle prime versioni uscite anche in Italia, in Europa arriverà l'anno dopo, nell'87. Come vedete, la scatola è completamente in inglese, e quindi The Sega Master System, tutti si ricorderanno, chi ai tempi chiaramente giocava, dei quadrati del Master System, no? di questo tema a quadratini che tornava un po' in tutta quanta la grafica della Sega dell'epoca. Allora, vediamo sul fronte, quindi The Sega Master System, Interactive Video Entertainment System, Now There Are No Limits, quindi Sega spingeva di brutto, Sega America questa era, poi il copyright era roba loro. Lo giro e vedrete che vi racconta come i giochi per il Master System erano distribuiti in due diverse maniere, in realtà pochi se lo ricordano perché poi fu cambiata sta cosa, però le cartridge che conosciamo tutti, le cartucce che conosciamo tutti erano chiamate le mega cartridge perché avevano potevano contenere molto più memoria rispetto invece alle Sega Card, che erano queste card molto più piccole, quasi tascabili, venivano vendute a un prezzo inferiore, ma avevano molta meno memoria dentro, quindi potevano contenere fondamentalmente giochi molto più semplici. In questo caso qui si vede Ungone su Sega Card, poi vi farò vedere dove andavano inserite. Sul retro, in questo caso, c'è un adesivo che è stato applicato all'epoca per il mercato italiano, in italiano, su una scatola, ripeto, americana, o comunque importata dall'America in quanto completamente in inglese, e che tra l'altro faceva uno spoiler incredibile perché non faceva altro che rivelarti uno dei secret del Master System, ma poi lo vediamo anche dentro il manuale, c'è spiegato come attivare questo fantomatico gioco segreto dentro la console. Allora, vado ad aprire, cercando di non rovinare troppo la scatola che è arrivata fino ad oggi. Tra l'altro posso farvi vedere prima ancora di questa la scatola italiana, che era della Giochi Preziosi, come vedete completamente diversa, molto simile nella grafica generale ma molto diversa in realtà, quindi Giochi Preziosi, fantastico gioco omaggio, giochi omaggio già inclusi. Questa versione europea aveva al suo interno Ungone, chiaramente, come si vede dalla copertina. Poi vediamo il retro, se è diverso non ricordo, sì, c'è spiegato in tutte le lingue, vedete, quindi vedete bene che questa è la versione europea, vari accessori che dopo poi vi racconto, caratteristiche tecniche, un po' di copy, quindi questa diciamo era la scatola italiana, diversa da quella americana, era anche più chiara, mentre quella americana era grigia, come vedete quella italiana era bianca. Metto via quella italiana e continuo l'unboxing, fantomatico unboxing di questa versione americana del Master System, cercando di non romperla, ripeto, è arrivata fino ad oggi, non volevo devastarla.
Allora, ho tirato fuori dalla scatola il Master System, cercando di non spaccare ulteriormente il già debolissimo polistirolo al suo interno, è stato delicatissimo, e vediamo cosa c'è dentro. Allora, intanto le istruzioni, sono svariate pagine, dopo magari le sfogliamo velocemente così ve le faccio vedere, ma è interessante. E poi c'è un foglietto che ricorda agli utenti che il gioco che è diciamo promesso sulla scatola non è dentro a un'altra scatola all'interno, ma è proprio dentro la console, cioè basta accendere la console senza cartuccia e automaticamente parte, in questo caso in Gone, in altre versioni c'era Alex Kidd piuttosto che altri giochi, quindi ve lo ricorda. E poi c'è un altro foglio che fa un ulteriore spoiler della famosa secret feature del gioco segreto all'interno della console. Vi spiega in pratica come fare ad attivare un giochino che era integrato in tutti i Master System, una specie di labirinto fondamentalmente. Bastava premere contemporaneamente i due tasti del control pad insieme a l'alto del control pad. Niente di che, mi fa sempre ridere il fatto che c'è un foglio intero che spiega questa feature segreta per modo di dire. Poi ecco qua la console vera e propria. Ho messo io dentro una copia di Mortal Kombat perché volevo inserire una cartridge qui, una cartuccia. Vedete che la scatola è proprio predisposta per ospitare eventualmente un bundle di Mortal Kombat. Poi ha una storia molto particolare, per cui secondo me è molto interessante, magari dopo ve la accendo velocemente. Questa è la console vera e propria, quindi è il primo Master System, la Power Base veniva chiamata. All'interno, oltre alla Power Base, era presente un alimentatore che è un, se non ricordo male, un 9 volt 1 ampere, è lo stesso fondamentalmente compatibile con quello, sia come spinotto sia come voltaggio e amperaggio, quello del NES, del Nintendo Entertainment System. Questa console era il massimo della competizione verso Nintendo in quegli anni, e caso strano aveva l'alimentatore compatibile. Non solo l'alimentatore era compatibile anche il connettore dell'antenna, perché ai tempi le console, purtroppo, per chi vuol fare retro gaming oggi, andavano dritte sul connettore dell'antenna, per cui era sempre presente questo adattatore. Questo non è originale, ne ho un altro qualche parte originale, che non faceva altro che sdoppiare il segnale dell'antenna in modo tale che si potesse collegare alla TV, al cavo antenna, sia la console che l'antenna esterna di casa fondamentalmente. Questo primo Master System però ha un grande vantaggio, come anche il primo NES, che ha un'uscita audio-video diciamo standard. In questo caso è un S-Video, presente qui, dovrebbe vedersi, se non si vede immaginatevela. Questa è il connettore dell'alimentazione, questo è per l'RF, quindi il segnale antenna verso la TV, e questo invece è per usare un'uscita super video. Vendono oggi su eBay per pochi spicci dei cavi da super video in questo formato a SCART, in modo tale che possiate collegare semplicemente la console alle vostre TV moderne senza dover impazzire a cercare canali, a sdoppiare il cavo dell'antenna e fare altre robe che si facevano 30 anni fa. Questa versione della console è anche quella, diciamo, tra le varie Master System che sono uscite più complete a livello hardware. Dico così perché più avanti, nel 92, uscì in Europa quello che è chiamato il Master System 2, che ve lo faccio vedere. Il Master System 2 aveva di diverso che fondamentalmente avevano risparmiato su tutto, quindi rimane chiaramente l'alloggio per le cartucce, ma sparisce quello per le card, vecchio.
Come vi dicevo, esistevano anche delle card che contenevano giochi, ma avevano meno memoria ed erano veramente ben poco diffuse, un po' in Giappone, ma in Europa e in America praticamente zero. Quindi nel Master System 2 scompare il lettore di card, scompare il tasto reset, fondamentalmente spegni e accendi, rimane la pausa, rimane l'on, ha ancora due, ovviamente, connettori per il control pad come il primo NES, non ha l'expansion port che è presente qui sotto nella versione vecchia, che serviva ad aggiungere accessori particolari tipo gli occhiali 3D mitici, e soprattutto però, se siete interessati a questa console per fare retro gaming, il Master System 2 non ha la porta Super Video di cui vi parlavo prima, ha solamente l'RF, quindi è scomodissima. Quindi ve la strasconsiglio per fare retro gaming. Se volete fare retro gaming collegando un Master System a una TV moderna, non comprate questo modello qui, che solitamente costa meno perché è molto più diffuso, ne ha venduti molti di più in Europa in particolare, quindi questo lo trovate attorno ai 30€, 20-30 euro. Ma non dovete comprare questo, che magari è anche più bello esteticamente, ma no. Dovete comprare questa, che è la prima Master System uscita. Andiamo su bianco che si vede meglio, che è la prima Master System uscita, dicevo, e che ha, come vi spiegavo prima, l'uscita Super Video. Vado avanti, quindi alloggiamento per le cartridge, alloggiamento per le card, mi infilate qui davanti, porta di espansione, queste sono diciamo tutte le porte di IO presenti dentro al primo Master System. Nella scatola, oltre all'alimentatore e il cavo per attaccare la TV, erano presenti anche due control pad, quindi buona la dotazione. Qui vedete il modello, il primo modello, quindi quello diciamo presente insieme ai modelli americani della console, è differente rispetto a quelli europei, diciamo, comunque presenti insieme al Master System 2 che vi ho fatto vedere prima, che erano fatti ma proprio leggermente diversi. Quindi vedete il primo modello ha il cavo che esce da destra e ha questo buco dentro al control pad direzionale in cui era possibile infilare una sticella volendo, quindi usarlo appoggiato a terra in stile joystick, quindi non gamepad. Ha solamente due tasti, al contrario della sua concorrente NES, quindi fondamentalmente l'A e il B si utilizzavano anche al posto del classico Start e Select, mentre invece la versione del Master System 2 perde il buco, quindi perde anche il buco, ma effettivamente era ben poco interessante, ha lo stesso numero di tasti, completamente compatibile, e ha il cavo frontale come era nel NES. Quindi vedete che il nuovo controller uscito con il Master System 2 ha il cavo che esce frontale come quello del NES vecchio. Ma mettiamo via questi. Quindi se vi comprate invece la prima versione americana o europea, avrete questo controller qua. E interessante chiaramente poi andare a vedere i diversi giochi. Allora, insieme alla console era presente o Hang-On, oppure con il Master System 2 era presente Alex Kidd, che era un po' la risposta a Mario di Sega nella loro testa. Poi chiaramente sono passati altri anni e finalmente è arrivata quella vera, che era Sonic, no? E un punto di svolta molto particolare, e poi concludo questo unboxing, fu Mortal Kombat. Se volete un gioco molto, diciamo, emblematico della storia di Sega contro Nintendo, Mortal Kombat sicuramente lo è. Fondamentalmente negli anni in cui Sega e Nintendo stavano combattendo a colpi di Master System e Genesis o Mega Drive da una parte e di NES e Super NES dall'altra, arrivò un gioco che cambiò completamente le regole del mercato. Le cambiò perché ai tempi tutti i giochi principali erano esclusive, no? Esclusive di una determinata piattaforma. Quindi Sonic c'era solo su Sega e Mario c'era solo su Nintendo, proprio per spiegare semplicemente il concetto. Quindi le grandi case che producevano console richiedevano l'esclusività agli sviluppatori
o comunque sviluppavano titoli interni che erano esclusivi di quella particolare piattaforma. Mortal Kombat invece uscì per la prima volta come gioco cross piattaforma, quindi uscì in contemporanea, oltretutto altra cosa incredibile, uscì in contemporanea sia per Master System, Mega Drive, comunque piattaforme Sega, sia per piattaforme Nintendo. E uscì, come dicevo, cosa che fa sorridere oggi perché è la normalità, ma ai tempi non lo era affatto. Uscì nello stesso giorno, era un lunedì, e venne chiamato il Mortal Monday. È molto famoso come Mortal Monday, cioè usciva quel lunedì il mitico Mortal Kombat che tutti avevamo amato in sala giochi. Uscì anche per console casalinghe, sia per Nintendo che per Sega. La particolarità quale fu? Che Nintendo si vendeva come console, diciamo, per le famiglie, quindi con giochi di un determinato tipo, molto controllati, diciamo così, nei loro contenuti, no? Per cui senza sangue, senza troppa violenza. Mortal Kombat però chiaramente era un gioco molto violento. E Nintendo fece la scelta di inserirlo con il sangue verde e molto censurato nella versione per NES. La versione invece per Master System uscì completamente non censurata, quindi gran sangue rosso, e questo fu uno dei primi passi, diciamo, questo è il libretto di istruzioni del primo Mortal Kombat, fu uno dei passi determinanti per Sega per fare, diciamo, le scarpe a Nintendo, cavalcando appunto l'onda del noi non censuriamo i giochi, noi ve li diamo al 100% completi, non siamo solamente per famiglie, ma offriamo l'entertainment a 360 gradi. Ok, finito questo piccolo aneddoto di Mortal Kombat. Vi consiglio chiaramente il Master System, costa relativamente poco su eBay. Vi ripeto, compratevi questa versione qui perché ha la versione, perché ha l'uscita Super Video che è collegabile direttamente alla TV con un cavo da Super Video a SCART che costa 5 euro, e ci vediamo al prossimo Retro Unboxing. Ciao ragazzi. 42 N-E-R-D-A-Z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